Buongiorno, eccomi tornati con un nuovo video. Scusate se non ho più voce e se sono stramega illuminata, però le luci non riesco a gestirle stasera. Volevo farvi finalmente il video dei regali del mio compleanno, che è stato il 30 settembre, ma che riesco a girare soltanto oggi, il 24. E lo so, scusate il ritardo, però insomma ho avuto tempo soltanto adesso, sono stata veramente tanto impegnata con il lavoro in questi giorni. Quindi iniziamo subito, siccome ho veramente ricevuto tante, 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 tante cose quest'anno, e infatti sono tipo, oh mio Dio, cioè di solito non facevo feste, non facevo, cioè era un giorno come qualsiasi altro, quindi non, insomma quest'anno ricevo tante cosine. Iniziamo subito con il regalo di mia mamma, che, cioè ragazzi, non potete capire, è bello. Allora ve lo apro intanto. E praticamente siamo andate insieme da, oddio, non mi ricordo che profumeria era, e ho visto la Nude Tude di The Balm. Di The Balm, vediamo, qui non si vedrà niente con la luce sparaflesciata. Comunque è caduto il pennarellino. Ok, vi ho accecato con lo specchietto. È questa qua, guardate che bella. L'ho usata veramente veramente tantissimo questo mese. E questa, niente, con appunto al suo interno un pennellino. Ragazze, il Mary Lumanizer, che è l'illuminante per eccellenza, è stra mega famosissimo qua sul tubo. E scusatevi per lo specchio, se no vi acceco. Ed è questo qua, che appunto, come potete vedere, anche questo strausato. E quindi grazie mamma, è bello, te lo giuro, non potevi farmi il regalo più bello. Sono stata veramente contenta. E infatti tipo ho fatto, ma tra appena c'è il mio compleanno, se avevi intenzione di farmi un pinzolino potresti farmi questo. Insomma alla fine è stata molto molto dolce e me l'ha fatto, quindi grazie grazie mamma veramente. Poi mio babbo mi ha fatto un regalo enorme, perché mi ha pagato una rata completa della macchina, e quindi grazie, una rata in meno, sono veramente contenta. Poi la mia migliore amica mi ha regalato questo braccetto bellissimo della nomination. Ora non so come farvelo vedere, che praticamente ha un micino, non si vedrà mai, non so se lo vedete, è un piccolo gattino in onore della mia gatta Fanny, la gatta Scricci. Insomma, questo qua è adorabile, lo adoro veramente, lo tengo tutti tutti i giorni, non me lo levo più di dosso. Poi, dovete sapere che io questo, anche quest'anno non avevo organizzato niente per il compleanno, e ero rimasta che sarei andata a mangiare fuori col mio ragazzo. Soltanto che mi hanno fatto la festa a sorpresa lui e i miei amici, insomma alcune mie amiche, e tipo è stata veramente una sorpresa, perché proprio non me l'aspettavo. Cioè sono arrivata al ristorante, mi sono tipo girata e ho visto tipo queste mie amiche, che poi tra l'altro tra di loro non si vedevano da tante, alcuni non si conoscevano, e ho detto scusate ma che cavolo, cioè che cavolo ci fate tutti insieme, perché non vi conoscete nemmeno. E poi ho detto, mi sono tipo accesa la lampadina, ho fatto ma non ci posso credere. Quindi insomma mi avevo fatto la festa a sorpresa il mio ragazzo. Insomma, ho avuto questa bella idea insieme a un'altra mia amica, di appunto realizzare questo compleanno a sorpresa. Quante volte ho detto sorpresa? E quindi niente, sono tipo stata stra mega contenta. Infatti ringrazio veramente tanto per la sorpresa, è riuscita benissimo, perché sono riuscita a stare appunto insieme con tutti i miei amichetti e il mio ragazzo in una sera che da tanto appunto non passavamo del tempo insieme. E nulla, infatti poi lui mi ha regalato appunto la sorpresa, diciamo, sì, la sorpresa. In più mi ha anche pagato la cena, che non è poco. E mi ha regalato una cosa, la vi faccio vedere, anzi vi faccio vedere subito, e voi ragazzi potete capire la felicità che era in me, che appunto è stato fatto insieme anche a questi altri due ragazzi che hanno organizzato la cosa. Quindi grazie anche Marghi e Dani, oh mio Dio, si sta per spengere la batteria, non ci posso credere. Aspettate, vado a ricaricarla un attimo. Come si spegne sta geggio? Sapete che ho dei problemi con l'editing, quindi questa parte rimarrà. Un bacio, no? Eccomi qua tornata. Allora, sto partendo dalla cosa sbagliata, perché prima volevo farvi vedere questo. Ok, questo scatolone.
che è stato fatto dalla Marghe, tesorino, grazie mille, bellissimo. Che pente che sono usciti al ristorante, credo stia registrando, però sì, no, boh, vabbè. Mi è andata questo scatolone con... Guardate, tutto fatto a mano, cioè tutto decorato a mano, bellissimo. Con all'interno questa lettera, questa qua, dentro c'era di tutto, veramente, decorazioni con le streghette fatte a mano, tutte le caramelline, tipo le pizze, che buona. E poi c'era questa qua che era una lettera di Hogwarts con il timbro vero e proprio, che ero, ho levato. E dentro ovviamente c'era tutta la il binario 9 e 3 quarti, il biglietto per il binario 9 e 3 quarti e tutta, oddio, insomma, le lettere con come si dice, tutta scuola impressionista, corriere di Hogwarts, gli studenti, insomma, mi dicono tutte le cose che devo avere per la scuola, no? Per l'anno scolastico, tutto quello che devo comprare. E praticamente poi mi hanno regalato, cioè vabbè ragazzi, mi hanno dato tutti gli occhiali, il cappello, il mantello, il cappello, il mantello, gli occhiali. E ragazzi, vabbè, io ancora non ci posso credere, questa, indovinate che cos'è? È la bacchetta di Sambuco originale, cioè guardate, nella propria confezione originale. Allora, qua c'è la sua cosina e all'interno, eccola qua. Cioè vabbè ragazzi, non potete capire, cioè il regalo più bello del mondo. Eccola qua. Quindi finalmente ho, aia, non so, dai, in testa, ho la bacchetta di Sambuco, bellissima ragazzi, cioè guardate quanto è grande, è veramente bellissima e fatta strabene, è uno dei regali più belli che potessi mai ricevere, ed eccolo qua. Avessi potuto mai ricevere, insomma, sto mettendo troppi tempi e troppi verbi insieme, comunque, cioè vabbè. Quindi ringrazio ancora tanto il mio scricciolino e la Marghe Dani per avermi fatta sentire per una sera una maga, una strega. Ma la scriccia ha aperto la porta? Ah, e, scusate l'interruzione. Poi la mia amica Letizia, che era da tantissimo che non vedevo e sono contentissima che è riuscita a venire al mio compleanno. Mi ha fatto un regalo che soltanto voi potete apprezzare, diciamo, insieme a me. Ed è questo qua, il rossetto di Dior, che è il numero Visionary Matte. Cioè, il mio unico, primo e unico rossetto matte. Ed eccolo qua. È questo blu metallizzato, spettacolare, cioè è qualcosa di bellissimo veramente, quindi oh mio Dio, grazie, l'ho già usato un monte di volte, è fantastico. La durata non è male, pensavo di più, però non è male, quindi sono contenta. Ci voglio fare un tutorial con questo, rossetto qua. Poi se non mi sbaglio, ma guardate che carino anche questo video, il bicchiettino con questa pallina pelosa, adorabile, bene. E poi, tornando indietro, prima del mio compleanno, è venuta a trovarmi qua a Firenze la Robi, la Robi 94, con Martina, una sua amica, e mi hanno fatto un regalo bellissimo, perché già soltanto il fatto che è venuta qua, che sono venuta qua a trovarmi, cioè, non ci posso dire, lei sta a Milano, loro stanno a Milano a Monza, quindi insomma capite che tanta distanza da qui a Firenze, da lì a Firenze, e quindi niente, sono venute qua per farmi appunto una sorpresa, passare un pomeriggio insieme, mi sono stata mega contenta e mi hanno fatto anche dei regali, mi hanno veramente riempito. Allora partiamo.
Mi sa che sono qua dentro adesso. Allora, iniziamo con questo, che è tutto della Robia. Mi ha fatto un monte di regali e in più in alcuni c'è anche scritto delle frasi di Harry Potter, tipo questa: non possiamo scegliere il nostro destino, ma possiamo scegliere le persone. Albus Silente. E ragazze, oh mio Dio, cioè lei, se hai riguardato i miei video per insomma ricordarsi un po' le cose che mi interessava avere e provare, e mi ha preso il balsamo concentrato attivo della Bioficina Toscana, che è da una vita e volevo provare, quindi grazie. Ora appena termino il mio lo apro subito e non vedo l'ora veramente di provarlo, perché deve essere buonissimo. E poi mi ha fatto questa bellissima pochettina, guardate che carina, con all'interno altri prodotti. Quindi bene, veramente pazza, mi ha riempita. Allora, volevo farvi vedere che poi, allora, uno dei suoi regali e un altro della sua amica Martina, che è stata gentilissima e molto dolce, mi ha fatto un regalino anche a lei, un regalo anche lei per il mio compleanno, ed è appunto, insomma, me l'hanno fatto tutte e due, quindi uno è di Martina e uno della Ruby. E sono i rossetti lingerie di NYX, il numero 11 e il numero 7, che erano gli ultimi due che volevo provare appunto della linea, perché io li ho tirati fuori, avevo già provato questi, quindi adesso ne ho 6, praticamente sono tantissimi. Dopo vedrete altri tipo 6 rossetti nude, capirete, tinte nude, e capirete che sto a posto, perché veramente, quindi grazie mille, perché erano i due colori che mi mancavano, volevo provare, sono bellissimi, quindi prendeteli anche voi se vi capita. Poi vi ho regalato la Yankee Candles, questa qui è la Vanilla Cupcake, che è buonissima, cioè è da un mese che ce l'ho qui in borsa, mi ha profumato tutta la stanza, veramente la adoro, infatti penso che la brucerò a breve. Poi, cioè vabbè, c'è la pochette piena di cose. Allora, queste 5 tinte della MN Menau Generation 2 Long Lasting Lip Gloss, scusate non so come si legge, e sono queste qua fatte a provetta, guardate che carine, ed è stata stra mega carina perché mi ha regalato colori che porto tranquillamente, e in più mi ha voluto dare anche questo, oddio mi casca, che tecnicamente è un colore che io non uso molto, perché non perché, cioè magari mi sta anche bene, però non mi ci vedo tanto io, ovvero il rosa, che non è un colore che particolarmente mi fa impazzire, a parte oggi che ho addosso l'unica maglietta rosa che ho praticamente. E mi ha detto: guardate, l'ho voluto dare in modo tale da appunto testarlo senza stare a spenderci 6 soldi, così poi se ti piace. E effettivamente comunque non mi dispiace, come colore è molto bellino e mi piacciono tanto le tinte, non si sentano addosso, quindi anche per queste qua, se vi può interessare, ve ne parlo meglio qua. Poi mi ha preso questa matita di Kiko, che è bellissima e dura una vita, io non pensavo. La Creamy Color numero 304, ed è questa qua che ne aveva parlato anche bene Clio Makeup. Ed è questa qua, ed è bellissima ragazze, cioè vedete, l'ho già usata molto. E cioè non si leva più, cioè io adesso ora non la riesco più a levare, sta tutto il giorno su veramente. E questa qui è quella temperabile, è bellissima, quindi grazie, grazie, mamma mia. Poi mi ha regalato questo bellissimo set da borsetta, guardate che carino che è, anche la confezione poi è morbidoso, per le unghie da borsetta. Io lo cercavo, lo volevo prendere sempre, perché anche il mio ragazzo le volte che gli si c'ha tipo le pellicine che se non se le tira, io gli dico no, te le devo levare, però non c'ho mai niente dietro, quindi guardate qua. Oppure anche a me quando mi si sbeccano le unghie, mi si rompono perché le batto molto spesso, cioè guardate, ditemi se non è carinissimo, guardate, poi dovete capire, cioè è morbidissimo, è veramente morbido, quindi questo va a finire dritto in borsetta. E poi questi, allora, mi ha fatto morire il fatto che mi abbia regalato queste, siccome le sa che sono molto ansiosa, questi infusi, ovvero la tisana al finocchio, che questa l'avevo già provata ed è buonissima e sono contenta di riaverla perché io uso spesso le tisane. Poi questa qua che non ho mai provato, allo zenzero e limone. Okay. E questa qua che mi ispira tantissimo ed è una tisana rilassante della Yogi Tea Organic,
e quindi non vedo l'ora di provarli, devono essere spettacolari, soprattutto questa. E poi mi ha regalato un botto di campioncini, due li ho già iniziati a usare, quindi ce l'ho di là delle creme viso, poi un altro, uno dell'erbolario all'olio di argan, un altro dell'erbolario all'arancio e fiori, alla pesca e ai fiori d'arancio, queste qua, poi altri due dell'erbolario, crema fluida per corpo e un'acqua profumo. Guardate qua che belle, non vedo l'ora di provarle. E poi questo qua che è un'altra cremina, alla rosa moschetta, che è molto molto interessante, voglio provare. Poi mi viene da ridere perché questi due rossettini, me li aveva comprati per Natale scorso, mi viene da ridere perché ovviamente è totale, mi diceva no, Laura te li mando, aspetta te li mando, aspetta te li mando, io ho detto guarda non me li mandare, ormai vieni, me li porti a mano. E io per un anno, come si dice, aspettato di provare questi rossetti, ma l'attesamente è il desiderio e ne è valsa la pena perché sono fantastici, fantastici. Sono Coffee Buzz e Vintage Vibe. Coffee Buzz è il new dupe di Night Moth di MAC che ho, infatti vanno abbinate perfettamente. E Vintage Vibe che è molto 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 simile a Rebel, quindi se vi capita andate a swatcharli, a provarli, prendeteli, comunque hanno un costo abbordabile, sono bellissimi. E poi per ultimo, ma non per importanza, mi ha regalato il mondo, mi ha preso il 975 di L'Oreal, questa collezione nuova, Divine Wine, ed è questo qua. Matte è bellissimo, bellissimo. Li ho già provati tutti e anche questo lo adoro. Questo l'ho usato una volta o due, se non mi sbaglio, e la durata non l'ho controllata bene, però guardate che bello! Bellissimo. Guardate. Ora poi si asciuga e diventa opaco, è bellissimo. Quindi io te lo giuro, non so come ringraziarti, mi hai riempito, te sei pazza, veramente. Grazie, grazie di cuore, soprattutto per essere venuta a trovare. E niente, che bello. Ora la prossima volta tocca a me, te lo giuro, vengo io. E anche grazie appunto a Martina, veramente siete state dolcissimissimissime. Ragazze, io ora ho tutti i regali che mi sono autocomprata, però, a quanto penso, taglio il video in due parti, quindi poi carico la prossima con i miei autoregali perché è veramente venuto lunghissimo questo video e io ho altrettante cose che mi sono comprata, quindi no, lo taglio perché sennò poi un po' diventa una palla. E quindi ringrazio veramente tantissimo per tutti, tutti, tutti che mi hanno fatto passare questo compleanno molto speciale. Che bello, grazie mille, veramente non me l'aspettavo e sono stra mega contenta. E niente, fatemi sapere se vi sono piaciuti questi regalini, fatemi gli auguri anche di tardo perché mi fanno piacere. E niente ragazze, vi rimando vi linko qua la seconda parte del video, con i miei acquisti, se vi interessa fare un po' ne fatti miei, spulciare e vedere qualche nuovi prodotti. E niente ragazze, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!